Io l'ho dichiarato quando ero presidente di Assolombarda, quindi in tempi non sospetti, che la ripartenza del paese era principalmente sarebbe stata dovuta al sud e a Roma, e ne sono ancora convinto. È una grande sfida di tutto il paese. Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria Benevento, per visitare insieme al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l'hub delle attività economiche e produttive allestito nella zona industriale ASI di Ponte Valentino. E Dal Sagno, il leader degli industriali, ha ribadito l'importanza del mezzogiorno per promuovere la ripartenza del paese. Sapete che Confindustria aveva spinto molto affinché venissero indicate quali fossero le risorse destinate al sud. Siamo molto contenti che il 40% delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano per il Sud, però ci vogliono le condizioni per progetti seri e condizioni di sistema che permettano di scaricare a terra queste risorse. Ad accogliere il leader nazionale di Confindustria, il presidente degli industriali sanniti, Oreste Vigorito, che ha sottolineato il lavoro di squadra svolto rivolgendo attenzione anche alle piccole realtà. È importante parlare oggi di quanto tutti abbiamo bisogno di essere coesi e di dimostrare che vogliamo tutti rifare una società nuova. Dobbiamo sollevare qualcosa di molto difficile, che è l'uomo, che è più del mondo, e mi auguro che questo sforzo congiunto dia poi i risultati che vogliamo. E di sinergia istituzionale ha parlato anche il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino. Questa è una realtà straordinariamente dinamica che testimonia con questa iniziativa proprio di, come dire, essere pionieristica in un approccio di sistema tra tutte quante le istituzioni.